Ciao a tutti, bentornati su Animalpedia. Oggi ti insegneremo a costruire un distributore di cibo come questo. Vediamo come si fa. Ritaglia una base di cartone di 16x16 cm e fai un segno a 2 e 14 cm. Poi traccia una riga e segna 5 cm e mezzo e 10 cm e mezzo. Unisci i punti in diagonale e ritaglia. Avrai bisogno di 4 pezzi come questo. Attaccali con la colla a caldo facendo attenzione perché scotta. Per continuare avrai bisogno di 2 pezzi di legno. Segna con il righello 3 e 1,5 cm e taglia. Avrai bisogno di 6 pezzi identici. Sempre con la colla a caldo, attaccali insieme per ottenere questa forma. Attenzione, sono pezzi molto importanti perché servono per costruire il meccanismo del distributore. Adesso attaccali all'imbuto di cartone. 2 vanno qui e 2 in questo modo, verso l'interno. Non ti preoccupare, con la colla a caldo si attaccheranno bene. Arrotola un foglio di carta aiutandoti con una matita e fissa con dello scotch all'estremità e in mezzo. Sarà la leva del meccanismo del distributore di cibo. Adesso attacca la leva al cartone che servirà da pulsante con il quale far uscire il cibo. Lo vedremo meglio più avanti. Dovrai formare una specie di bandierina, così. Adesso attacca 2 pezzi di legno che erano avanzati come ti illustriamo e metti degli elastici in questo modo. Con questi la porta si aprirà e chiuderà. La struttura deve essere così, visto? Si apre e si chiude. Prendi un altro quadrato di cartone e dei rettangoli per le pareti. Possono essere alte quanto vuoi. Fai un buco in una delle pareti per introdurre il meccanismo e poi chiudi tutte le pareti con la colla a caldo. Prendi un pezzo di cartone e attaccaci 2 pezzettini per farci uno scivolo in modo che il cibo non esca andando a finire dappertutto. Fai un buco per poter inserire la rampa e mettila così. Il cibo scivolerà qui. Ora dovrai fare la leva vera e propria con la quale il tuo amico a 4 zampe azionerà il meccanismo, una base come quella che ho usato per chiudere l'imbuto. Prendi infine una base un po' più grande per chiudere il distributore e attaccaci il coperchio del contenitore di plastica nel quale metterai le crocchette. Dovrai fare un buco sia nel cartone che nel coperchio. Ora dovrai solo chiudere e metterlo sul distributore automatico che hai costruito. Come sempre, per colorarlo e decorarlo, potrai dare il libero sfogo alla fantasia. Noi abbiamo deciso di farlo rosso e metterci la sagoma del nostro canale, Animalpedia. Come puoi vedere il risultato è davvero bello e funziona azionando la leva in modo da far uscire il cibo desiderato. Puoi farla funzionare tu o addestrare il cane in modo che sia lui a far uscire il cibo. Noi l'abbiamo provata con il nostro amico Nico, a cui è piaciuta tantissimo, speriamo anche a te. Faccelo sapere con un like e iscriviti al canale per vedere altri lavoretti per animali che abbiamo costruito appositamente per darti tante idee. Alla prossima!